giorno è lunedì, ragazzi. Oh, finalmente cominciamo a conteggiare delle spese serie, che bisogna spese soldini. Allora, ragazzi, la settimana scorsa avete visto, abbiamo fatto l'assetto da Beppe, ve lo indico e lo indichiamo qua come unica cifra, se no non ci sto più. Abbiamo speso 200 euro per gli ammortizzatori posteriori della HM 4x4. 200 euro per gli ammortizzatori anteriori, abbiamo scelto i Kayaba XLG, e circa 260 euro per le molle. Tutto questo porta a un totale di 860 euro per quanto riguarda la spesa inerente, no scusatemi, 660 euro per la spesa inerente ai pezzi dell'assetto, e aggiungiamoci i 200 euro di manodopera che vanno ad aggiungersi ai 200 euro precedenti di quando li abbiamo smontati, per un totale di 860 euro interi per fare l'assetto della macchina. Da qua ci andiamo ad aggiungere 40 euro che sono il montaggio delle gomme, avete visto, le abbiamo calcolate la settimana scorsa, e andiamo ad aggiungerci altri 40 euro per il montaggio gomme, porta il totale a 900 euro. Avevamo già conteggiato, se vi ricordavate, tutto il vario pezzi per fare la veranda esterna vi discorrendo, quindi io indicherei qui sotto assetto, così sappiamo che cosa comprende, e gli mettiamo 900 euro direttamente, così diciamo che abbiamo speso benino per una settimana. Il totalone della nostra settimana, aspetta che mi incasino, vengono 8.686 euro, d'accordo? Quindi siamo già ad una buona cifra, 8.676 euro. Non male, ragazzi, questa settimana dobbiamo fare delle cose un pochino tamarre. Sappiatelo che ci tocca il tamarro questa settimana. Per prima cosa, questa stamattina preparo il boiler che dovremo andare a mettere sotto la tenda che è presente, e vi spiegherò un pochino, ma avremo più tempo quando andremo fisicamente a provarle queste cose. E ci è rimasto l'ultimo intervento da Beppe, che è il montaggio delle piastre sotto quelle di protezione. Con il, diciamo che compatibilmente con questa cosa facciamo anche il controllo degli oli, quindi il cambio e tutti i differenziali, andiamo a vedere come sono messi gli oli nel caso li cambiamo. Dopodiché, ragazzi, questa settimana si comincia a fare di quelle tamarrate. Io lo so, c'è Don Tiziano che gli verrà la crisi, però non so cosa farci, cioè viene veramente tamarina, ma non vi dico niente, ne parliamo domani mattina che andiamo a cominciare a vedere cosa dobbiamo fare. Bene, cominciamo all'opera, che abbiamo già il boiler qui che ci aspetta e ve lo spiego. Dunque, come detto, ragazzi, dobbiamo approntare un boiler termico, cioè vuol dire che andremo a sfruttare l'energia solare per andare a riscaldare la nostra acqua di emergenza. Tutto parte da dei bei tuboni come questi, che sono i tubi del cesso, non so come altro chiamarli, vi discorrendo. Vi spiego, perché sono letteralmente quattro piccoli pezzi con un costo esiguo, penso di aver speso 15 euro in tutto. Allora, un metro di tubo, diametro 90 cm, già con le sue guarnizioni. Un tappo di chiusura che ci servirà da questa parte. Dall'altra parte abbiamo preso un pezzo di raccordo, vedete, che va semplicemente inserito qui. E dall'altra parte abbiamo un altro tappo di chiusura. Di fatto noi abbiamo un cilindro, come vedete, completamente chiuso. Benissimo. Come verrà assemblato? Ci devono venire in aiuto questi raccordi, di solito sono roba da giardinaggio. Allora, anche in questo caso sono pezzi assemblati. Aspetta che fa eco! Scusate, aspetta che la porto. Allora, noi abbiamo... No, ma cadi quando hai due minuti. Allora, noi abbiamo questa parte che è chiaramente un passante chiuso, con dall'altra parte una ghiera. Noi faremo un foro in uno dei tappi e andremo a mettere questo dentro avvitato e la ghiera dall'altra parte che me lo tiene fermo. Questo sarà lo sfiato, chiaramente un cilindro del genere, se tu lo vai a riempire di acqua e non gli dai la possibilità di sfiatare l'aria, tira un crepone che te lo ricordi. Dall'altra parte invece andremo ad utilizzare queste due cose qua. Uno è un rubinetto, l'avete visto anche quando abbiamo montato all'interno di Paguro la parte dell'impianto idraulico, con sempre i suoi rubinetti di chiusura, quindi è una cosa molto comoda, e l'innesto rapido. Questa parte sarà il carico e l'utilizzo del boiler. Dall'altra parte ho acquistato, sempre in tre quarti, un tappo, vedete? Questo andrà all'interno del tubo, chiaramente con il suo foro che andrà ad avvitarsi, e qua sopra semplicemente praticherò un foro da 10. Quindi in realtà è una cosa molto veloce e molto semplice. Tutta questa minuteria non credo che sia arrivata più... Aspetta che raccolgo il boiler. Non credo, penso 15 euro, 16 euro, una roba del genere. Chiaramente una volta finito
perché sennò così veramente fa molto cantiere, ci diamo una sbomboletata di nero, almeno che... La cosa importante qual è? Che questo materiale in PVC è veramente molto grosso, quindi tiene veramente molto bene. Una volta che sarà nero, con i raggi solari che ci picchiano contro, andrà a scaldarmi l'acqua. Non ho idea di quanti litri possa tenere staffare, secondo me un 10-12 più o meno, che sono più che sufficienti per avere comunque una temperatura di acqua in estate qui dentro... arriverà a 50 gradi, però anche solo in una mezza stagione, ora che è inverno, difficile che si utilizzi questo tipo di boiler, però l'importante è averlo montato. Ascolta, adesso facciamo troppo casino, comincio a lavorare, foriamo, tritiamo, scipolliamo, lo montiamo tutto, che dopo lo sbomboletiamo. Oh ragazzi, il boilerino è già su, guardate che bellino, quindi qua abbiamo i due tubi, diciamo, carico-scarico, a me sarebbe bastato da uno, ma non esiste, quindi va bene da due. E nella parte posteriore abbiamo lo sfiato, ora vedete che è aperto, ma sto, diciamo, facendo un gommino di chiusura, in modo che quando non serve vado ad incastro ad attaccarlo, invece quando vado a caricarlo devo semplicemente togliere lo sfiato. Non è venuto male, costo bassissimo, meno, penso di aver speso meno di 20 euro con tutta la minuteria e tutto il resto. Staffe in acciaio inox, sono agganciato, diciamo, al portapacchi, avete visto, quindi il dado è un M10x30, quindi vedete voi se tiene. Bello, si inserisce bene nella linea, fra l'altro guardate anche che è una cosa che dovete sempre tenere conto, vedete la sagoma d'ingombro della macchina, lui ci sta sempre dentro, quindi non abbiamo mai problemi. Un bel lunedì, adesso vado da Beppe che ci prepariamo per domattina, che se tutto riesco a incastrare tutto, cominciamo a tamarrare la macchina, male. Buongiorno branco di disagiati. Siamo a martedì e siamo a martedì ragazzi con la macchina già sul ponte, siamo di nuovo da Beppe Grazzi, l'asilo politico, perché il tempo ragazzi, oggi nonostante tutto c'è anche un po' di sole, ma non mi fido, dobbiamo fare una verniciatura, non è proprio il caso. Cominciamo a ragionare, dobbiamo andare a verniciare la macchina e stamarrarla pesantemente in tutti i fascioni bassi e il paraurti dietro e quello davanti. Andiamo a usare però una vernice particolare, la vernice arriva da questa azienda qua, d'accordo? La Protectacoat, e ci mandano direttamente il Safe Coat, che è l'evoluzione del Protectacoat UVR ed è antigraffio, anti-UV, è una vernice veramente fatta apposta per utilizzi pesanti, si usa in nautica, si usa nei trasporti, nei cassoni dei camion e soprattutto anche nei fuoristrada. La cosa interessante è che ci vorranno due mani, si stende con il rullo, faremo tutto nell'ambito fai da te, come potremmo fare ognuno di noi. Il kit non ha un costo esagerato, perché un chilo di prodotto che è sufficiente per fare quello che dobbiamo fare, tutto il kit con il diluente e la vernice fatta apposta,
arriviamo a costare circa indicativamente una settantina di euro, quindi abbastanza. Tito, sei arrivato anche tu, tutto bene, qua. Tito, non mi mangiare le spugne. Tito, il cane di Beppe. La cosa importante che non vi ho detto è che noi dobbiamo verniciare, sì, la macchina, ma di che colore? Tutti diranno bella, un po' grigia, un po' più scura. No. Quando le cose si fanno tamare, si fanno fatte bene, viene sotto rossa, ma rossa, 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 eh. Vedi Tito, sei d'accordo anche tu, viene rossa, rossa. Perché rossa? Non lo sapevo, perché questa macchina, Kia Sorento, nell'anno 2005, ha corso la Parigi-Dakar con la Kia ufficiale. Trovate anche le foto, scrivete Parigi-Dakar, Kia Sorento, 2005, vi appare la macchina, ed era effettivamente grigia sopra, con tutti i fascioni rossi sotto e tutta la livrea. Vuoi non farla così? Subito, tamarrissima, immediatamente. Gli adesivi ci penseremo domani. Adesso ragazzi, sulle maniche, al lavoro, che parliamo meglio anche di tutto quello che dobbiamo fare. Sono arrivati rinforzi, quelli brutti, quelli grossi. Guarda, hai visto? Grossi, grossi. Abbiamo Marco Faccio da me, però ci vorrebbe Robby per ricordarvi come è il vero canale di Marco. È vero. Che vedi come è arrivato, ho detto, bella, prendiamo il caffè. Sì, mettiti al lavoro subito che ce n'è da fare qua. Niente, adesso vi lascio qua con Marco, così carteggia. Finito di carteggiare, ci armiamo di... Cos'è, uno straciglio? Sì. E il diluente che è dato nel kit, c'è anche la penny, quindi oggi abbiamo una squadra da combattimento che non finisce più. E prendiamo il nostro diluente poliuretanico che ci hanno dato in dotazione e andiamo semplicemente a pulire la macchina che abbiamo, la zona, tutte le zone che noi abbiamo già carteggiato. Questa cosa fa due cose, è brutto da dire, ma funziona così. Uno, pulisce chiaramente, toglie la polvere della carteggiatura e soprattutto prepara la vernice, cioè apre i pori della vernice in modo che quando noi andiamo a stenderci sopra il Protectacon aggrappa di più. Andiamo avanti a pulire. Perché adesso viene il casino, no? Perché chiaramente abbiamo messo il colore, vedete, il rosso sobrio, dentro chiaramente per andarlo a rimescolare, ma è veramente raso, capito? Raso, proprio raso, e faccio un po' fatica a rimescolarlo, quindi adesso vado direttamente nella vaschetta e poi dopo ci diamo una rimescolata. Questa era meglio pensarci prima. Quindi quando siete riusciti a arrivare a questo, ok? La cosa importante è veramente rimescolare molto bene, quindi uniformare sia il colore ma preparare anche la superficie, perché dentro ha tutta la testurizzazione, spero si dica, la roba che fa la grana. E fra un po' la prepariamo nella sua vaschetta e niente, siamo decisi, cominciamo a rullare. Altra cosa, rullino, pronti? Imbevete, premete, imbevete, spremete per bene, in modo che il rullo si vada fisicamente ad assorbire molto bene la vernice. Riusciremo dopo a tirarla molto meglio. Niente, se siamo pronti facciamo sta stamarata esagerata. Cosa importante con il Protectacoat specifica che ci dà proprio l'azienda, allora chiaramente ci vanno due mani, vedete che questa è già la seconda, la cosa importante è chiaramente dare la seconda mano praticamente quando finisci la prima, cioè circa 10 minuti dopo, va steso veramente molto bene, quindi non sono la persona adatta, però va steso veramente molto bene in modo che riesca ad andare a coprire e con il rullo
riuscite, vedete, a tirarlo. Guarda, se riuscite a vedere da prima a dopo, guardate, man mano che dai la seconda mano comincia a ravvivarsi il colore, quindi chiaramente andando a coprire un grigio riesce a ravvivare il colore. Poi per fortuna oggi siamo in 45, siamo in 4 e quindi riusciamo a fare una cosa fatta bene. Non credevo a una resa spettacolare. Finiamo tutto prima di scartare la macchina, che vi faccio vedere nel dettaglio come è venuta. È veramente una gran bella vernice. Quindi tutti a smanazzarci, secondo me è venuta più tamarra di quello che pensavo. A caldo, gradazione tamarresca, da 1 a 10. 22. Siamo a 22. 12 e mezzo. 12 e mezzo, dai, dai, ce la siamo giocata con 12 e mezzo. Ma io farei anche 14. Ah, sta meglio. Ragazzi, veramente sta vernice è veramente bella. Allora, non è una cosa difficile da stendere, ci vuole chiaramente pazienza, manualità, preparare bene la superficie. La resa è qualcosa di bellissimo. Chiaramente adesso non va toccata la macchina per 3 ore. Chiediamo asilo politico a Beppe, proviamo di lasciarla qua stanotte, anche perché domani dobbiamo venire a mettere gli adesivi. Cioè, i primi poi, perché non ci sono tutti, quindi è qualcosa di veramente bella. Basta. Grazie ancora ai ragazzi di Protectacoat, davvero, che ci hanno mandato la vernice e del colore che volevamo noi, che è complesso fare una macchina così. Veramente bello e veramente grazie. Bel prodotto, basso costo, perché con 70 euro compri un kit, tenete conto che ti arriva un chilo di prodotto e secondo me, cosa abbiamo? Metà barattolo ancora? No, metà barattolo no, però un terzo ne è rimasto, quindi c'è. Ne fate, e qui ci sono andate 2 mani più tutti i vari ritocchini a pennello, tutto, quindi veramente bel prodotto. Bella lì, secondo me ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, è mercoledì, direttamente dall'officina che ospita la roba più tamarra del mondo. Ieri avete visto la verniciatura, ma non ve la faccio vedere perché ho il Tito. Tutto bene Tito? A posto, Tito è sempre a posto. Ragazzi, oggi si stamarra pesantemente, vi faccio solo capire una cosa. Guardate quanta roba hanno in mano. No. Ok. Non mi sento di dirvi tanto, è meglio che lo vedete. Un attimo che adesso ci lavoriamo. Aspetta, aspetta. Buongiorno, vedi. Buongiorno. Si è intamarrato anche Beppe. Adesso ci lavoriamo. Penso seriamente che non ci sia da aggiungere altro, ok? Non ci sia veramente da aggiungere altro. Per me è tanta roba, è veramente, veramente spettacolare. Mancano 2 o 3 cose importanti, fra cui il mitico logo di mitica Monica Bombicini, la nostra super grafica che ci fa i loghi del pagurone, che deve finire sul cofano. Però ragazzi, che botta, che vi parlerò anche meglio degli adesivi, perché c'è un'azienda, quando arriverà Paguro, che ci sta facendo gli adesivi, prezzi ottimi, e fra l'altro riusciamo a avere dell'ottima scontistica anche noi dal gruppo, quindi tenetevela buona che tanta roba. Sono orgoglione. Adesso leviamo le tende dall'officina di Beppe, perché poveretto, guarda, stragrazie come al solito, portiamo a casa Paguro, ci diamo col phon un pelino, così fissa ancora meglio tutta la vernice degli adesivi. Basta, una volta sola.
e siamo a posto. Oh, questo è stato un bel mercoledì, eh? Buongiorno! È giovedì da Tamarrolandia, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, guardate cosa ho in mano, è la mascherina della mia povera Kia Sorento. Povera macchina, non ce la fa più. Allora, siccome noi abbiamo fatto una tamarrata di quelle da campionato del mondo, facciamo le cose fatte bene. Io amo i mezzi personalizzati, se non ve ne foste vagamente accorti. Quindi volevo lavorare su una mascherina, praticamente svuotando tutta la parte centrale e andando a mettere una rete di protezione nera in metallo. Questa mi serve per due cose. Uno, lato estetico, mi piace molto. Due, lato funzionale, perché? Perché poi dietro alla mascherina, questo più avanti, noi lo vedremo adesso, ma come immaginate Paguro sarà come l'Arcadia, un mio mezzo, quindi sarà in continua evoluzione. Dietro alla mascherina in appoggio monterò i fari di profondità, quelli omologati e tutti, e volevo che rimanessero dentro la mascherina nella parte centrale, in modo che ho i fari normali, i due fendinebbia che già sono presenti nella vettura, e i fari di profondità centrali per vedere bene davanti da te. Bene, continuiamo a stamarrare tutto questo, prendo il vibrello e seghiamo la mascherina. È sempre una cosa bella quando seghi. Arrivo. Ragazzi, ho questo dentista, se la ricordo, ho usato il suo metodo. Quindi ho usato nella parte laterale, vedete, ho attaccato e affogato nella plastica un pezzo di rete e l'ho tirata e stuccata con il Polymax. Ora, fermo un attimo, aspetto che il Polymax prenda per bene, metto la mascherina sui miei cavalletti e la vernicio, già dato che ho già tutto carteggiato, con il grigio cerchi in lega, diciamo, quindi che è lo stesso colore della macchina, in modo che tutta la mascherina venga grigia. Dopodiché andremo, che avete visto che l'abbiamo già sagomata, andremo ad attaccargli la sua retina nera. Nah, ragazzi, fa veramente un gran bel effetto. Bene, a domani che finiamo sta tamarrata, che è venerdì. E siamo a venerdì, in mezzo alle tamarriadi. Volevo farvi vedere, ragazzi, abbiamo finito la mascherina, già montata. Beh. Non male, direi. Poca spesa, tanta resa, o almeno a me piace, è veramente, veramente bella. Gli dà quel carattere un po' tamarino che ci sta. Anche perché, ragazzi, pezzi veramente stupidi, una retina di metallo, 7 euro, il resto è tutto manualità, fresa, taglio, sicuramente un carrozzaio, si mette lì, stucco, plastico. Io sono più rude, a me deve essere un po' ignorantone, però ci sta. E soprattutto, come avete visto, questa settimana ci siamo di fatto concentrati su tutto quello che era, chiamiamolo, l'allestimento estetico, l'abbellimento, poi può piacere, può non piacere, a me non mi interessa, ma la cosa importante, uno, deve piacere a me. Due, era la resa di questa vernice, che è una vernice fatta apposta antigraffio, perché in questa parte sono le parti più esposte a rami e tutto il resto, avresti rigato tutto, veramente tutto. Cassi, è stata una settimana veramente fantastica, grazie ancora a Marco Faccio da me e sua moglie, che sono stati carinissimi, mi hanno dato una mano, belle cose. Ora, ragazzi, ci mancano, io penso, non oltre una, massimo due settimane,
e di fatto il nostro super progettone l'abbiamo finito. Prossima settimana dovrebbero arrivare gli ultimi adesivi che servono per personalizzare Paguro bene, e poi ci concentriamo su tutto quello che sono gli ultimi ritocchi dell'allestimento esterno. Proviamo la pompa dell'acqua, apriamo il frigo, così finalmente riusciamo anche ad andare a provare la macchina. Una cosa che mi avete detto, e che effettivamente potreste avere assolutamente ragione, la tenda, col fatto che ha questa copertura blu, stona un po'. Il problema è che è PVC e verniciarlo è complicato. Devo trovare una vernice, sempre, sapete ragazzi, poca spesa tanta resa, quindi economica, da poter provare a dire faccio il telo rosso, magari ci potrebbe stare. Veramente nella mia ignoranzata avevo pensato anche ad altre cose, ma vedremo. È stata veramente una bella settimana. Questa mattina mi sono messo lì a lavorare sulla mia mascherina, bello comodo, tranquillo, bello. Mi è piaciuto davvero tanto, e mi piace veramente tanto la resa. La rende un pochino più cattiva, se così vogliamo parlarne. Capirete perché nel dettaglio, un pochino meglio, il perché abbiamo fatto questo tipo di mascherina, ma ve l'avevo già accennato per il discorso di fare in profondità. Ragazzi, venerdì, cosa volete che vi dica io? Buon fine settimana e ci vediamo la prossima settimana.